Ben ritrovati di nuovo su Review in View. Sicuramente sarete qui dopo aver visto la video recensione della Punk e della Marble Sport. Se non l'avete ancora fatto, andatevi a guardare la video recensione, perché se no non ha senso guardare questo video. E comunque un accessorio insieme al leg car e leg extension che funziona insieme a questa panca. Non vi confondete, perché ci sono diversi modelli e non tutti compatibili tra loro, quindi se volete assicurarvi di comprare la panca che vedete e gli accessori che funzioneranno con questa panca, vi lascio i link in descrizione degli accessori e anche il link del video della leg car e leg extension, il video della panca se non lo trovate. E comunque adesso vi farò vedere nello specifico l'accessorio per trasformare la vostra panca in panca Scott. Partiamo dal prezzo, circa 60 euro, la trovate magari un po' a meno adesso. Come vedete, tutta similpelle, dello stesso colore della panca, morbida ma comunque rigida, non restano le pieghe e i segni nonostante la stia utilizzando da mesi. È anche bella spessa, la parte qua sotto è nera, cuciture ben fatte. La mia preoccupazione iniziale, sapete qual era? Era che andando poi a fare gli esercizi le braccia mi uscissero fuori. Invece funziona perfettamente, le braccia restano all'interno di questa superficie e quindi vanno benissimo. Un'altra mia preoccupazione era che questi ganci, che sono in metallo e che comunque vi permettono di appoggiare il bilanciere con i pesi, fossero, diciamo, ingombranti, quindi quando andavo a fare gli esercizi con il bilanciere toccassero, e invece non è così, funzionano perfettamente. Tra l'altro potete anche regolare diciamo la posizione di questi ganci, se metterli un po' più sotto, un po' più sopra, e poi andate ad avvitare le viti e i bulloni. Istruzioni sono facilissime, come vedete c'è lo schemino per montare, ci sono tutti gli accessori. Vado a infilarla nella panca. Quindi cosa fate? Per prima cosa andate a togliere questo gancio che è qui nel foro, andate ad inserirla. Come vedete ci sono diversi fori per la vostra altezza. Come vedete io mi sono fatto un segno con una matita bianca, così mi ricordo il foro. Sono andato a inserire il gancio, chiudo qua, traballo un po' perché devo ancora andarla a stringere. La vado a stringere la valvola, e una volta stretta ovviamente la panca non si muoverà più. Come vedete è ben solida. Adesso quello che dovete fare è prendere il bilanciere, appoggiarlo qua, inserire i pesi e allenarvi. Potete posizionare il bilanciere a Z, sta fermo, non si muove, e mettere i pesi. Come vedete il movimento del bilanciere a Z non viene intaccata dai ganci di appoggio, inoltre le braccia appoggiano perfettamente sul cuscino. Vi lascio in descrizione tutti i link per acquistare questi prodotti che state vedendo nelle immagini, e vi invito a guardare anche la video recensione, se non l'avete ancora fatto, dell'accessorio leg car e leg extension, che è compatibile sempre con questo modello di panca. Alla prossima review!